chissà se prima o poi, a senz'altro domenica, riusciremo a sentire la storia di questo famoso Sandro Salsarola. Sandro Salsarola, sto campione veneto che il maestro ci promette sempre di raccontare, ma non ce la fa mai. Quindi diamo la parola ad Alberigo Fuffa. Vai, maestro. Abitanti del pianeta Terra, se vi dico Roma 60, cosa vi viene in mente? Olimpiadi? No, no, Roma 60 è un taxi. Teniamolo da parte questo taxi, ci tornerà utile più tardi. Vedi il cantastorie, fa le cose, dice gli accenni, poi li fa. Bravo, figo, ora è il momento di parlare di Sandro Salsarosa. Finalmente, vai. Sandro Salsarosa è un tipo molto molto riservato. Pensate che nonostante guadagnasse molti soldi non lo diceva nessuno, neanche l'agenzia delle entrate. Un timidone proprio. Non è mica riservatezza. Nasce in uno stato di profonda incertezza. Al momento del parto le madri sono due. Come il padre non sa chi credere. Fosse facile capire chi fosse la madre. Sandro Salsarosa viene affidato alle amorevoli cure di nonno Amedeo. Noto cuoco della città. Tutti lo chiamano Amedeo da magnare. Sotto le sue amorevoli cure il suo fisico si plasma. All'età di 10 anni ha una forma perfetta. Un metro per un metro per un metro. Perfetto, però. Un cubo sto Bravo. E così lui decide di emigrare all'estero. E così. Così, con quello stesso spirito di intraprendenza, grande di tanti campioni che sono emigrati all'estero e nati all'estero, tipo ad esempio Wilson Speranza. Però adesso lei si perde, maestro. Chi è Wilson Speranza? Ce lo dico in due parole. Però se me lo chiede, io lo dico. Poi torniamo a parlare di Sandro Salsarola. Wilson Speranza. Pensate, all'età di 12 anni riceve in regalo l'Allegro Chirurgo. Il gioco in scatola è presente. L'Allegro con Chirurgo, le pinzette, dai. Lo metto col naso rosso, se non gli prende che gli però organi. Se sbagliavi faceva bravissimo. Questa Speranza, dopo quel regalo, decide di diventare il medico sportivo più grande di tutti i tempi. Ma dai. Sì, e così si allena per 12 anni e poi ottiene l'abilitazione dopo un rigoroso esame alla Toys di Molfetta. Scusi, ma ha studiato facendo l'Allegro Chirurgo? Così la settimana dopo è già in campo, si accorge di lui. Lui è in campo con l'Atletico Pozzoleone. Subito nel big match contro l'All Star Pegolotti. Tutti ricorderemo quella partita. Ricorderemo anche al minuto 23 Zlatan Camuffo, il centravanti dell'Atletico Pozzoleone, ha un crampo, accenna un crampo, ma Wilson Speranza è prontissimo. È il suo momento. Entra subito in campo per dare subito un conforto, un supporto. È il medico sportivo. E così decide di operarlo senza anestesia, a cuore aperto, alla ricerca del crampo dello scrittore, dell'osso del desiderio, dell'acqua alla gola. Senza però inspiegabilmente trovare nulla. Sono le robe dell'Allegro Chirurgo quelle. Quella fu l'ultima partita per Zlatan Camuffo e anche per Wilson Speranza. Ma Wilson Speranza imparò una lezione importante, che quando estrai gli organi sbagliati il corpo umano non fa. L'ha imparato così. Ma scusi, è Sandro Salsarosa. Bravo. Ricordate Roma 60? Sì. Il taxi di cui abbiamo parlato all'inizio puntata. Sì. Bene, è arrivato, io devo andare, mi dispiace. No, maestro. Sandro Salsarosa Va bene, lo scopriremo nella prossima puntata, Pippo. Vabbè, ciao maestro.